Di Federico Guidi, come al tecnico Viano non sia proprio andata giù la sconfitta contro la Provercelli. Andiamo a vedere quelli che sono gli schieramenti scelti dai due allenatori, annunciando subito che c'è una novità abbastanza clamorosa nella Fiorentina. Non gioca infatti Gondo, l'attaccante capocannoniere della squadra con 7 reti, fuori per motivi disciplinari. Ma andiamo a vedere proprio la formazione viola con Bardini, Masciangelo, Mancini, Gili, Zanon, Diacaté, Petriccione, Bangu, Peralta, Minelli e Di Curzio in attacco al posto appunto di Bangu. Sì, infatti si schierano con Bardini in porta, Masciangelo da destra, Mancini e Gigli due centrali, Zanon a sinistra, in mezzo al campo a tre Diacaté, Petriccione, Bangu, davanti Peralta, Di Curzio e Minelli. Per quel che riguarda la Sampdoria invece, lo vedete, modulo 3-5-2 con Massolo, Blanco, De Filippi, Luciani, Calò, Ivan, Petizzila, Massa, Lulic, Mercai e Corsini. Infatti Massolo in porta, da sinistra Luciano, Luciani, Blanco, De Filippi, i cinque in mezzo partendo da sinistra Massa, Lulic, Ivan, Calò e Petizia e in avanti Mercai e Corsini. Cambio di gioco sulla sinistra a vuoto, Calò, Peralta, il sinistro di Peralta centra la porta ma trova attento Massolo. Poi appunto come dicevi tu effettivamente si vede che sono affiatati e sono bravi. Prolunga Diacaté, Peralta si gira nello stretto, trova la conclusione, non però la porta. Avanza, davanti a lui c'è Minelli, triangolo non riuscito, Petriccione, morbido per Bangu, avanza Bangu per Peralta, Peralta, il sinistro di Peralta e la gran parata di Massolo questa volta, Minelli tiene viva l'azione. Ancora Minelli, la sterzata, serie di dribbling all'indietro per Zanon, pronto al cross, il colpo di tacco da parte di Dico. Quando si gioca a 5 i due esterni Massa e Petizzila devono essere molto più dinamici. Attenzione Ivan, pallone dentro Corsini e c'è il pallone che termina. Diacaté, Peralta ancora, a sinistra c'è Bangulo, vedi Diacaté, la sovrapposizione di Zanon. Peralta dentro ancora di prima per Bangu con l'esterno e vanno a vuoto. La conclusione, il giocatore congolese, morbido dentro per Minelli, pallone che resta lì ed eccolo il gol della Fiorentina al 36esimo minuto. Simone Minelli firma il suo terzo centro in questo campionato. Da rivedere però l'azione perché qui la Sampdoria ha sbagliato decisamente la propria posizione, c'erano almeno tre giocatori della Fiorentina a meno di un metro da Massolo. Schema provato di sicuro in allenamento, ma sono partiti in ritardo, addirittura guardate quanti giocatori della Fiorentina potevano andare. C'erano Diacaté, c'era Mancini e ovviamente c'era Minelli che ha sbagliato il primo controllo ma ha avuto comunque il tempo per andare a calciare poi col sinistro. Col sinistro. Possibile. Riparte Bangu, la velocità del congolese, l'apertura a sinistra per Minelli che ora ha stabilmente cambiato fascia di competenza con Peralta. Ancora Minelli, la sterzata, il gioco di gambe di Minelli, non a bocca De Filippi. A Minelli gli ruba ancora il pallone, poi il tocco dentro e anche in questo caso Di Curzio. Gioca senza timori. Pallone profondo, ancora a cercare Minelli. Attento Massolo. Ultima azione per la Sampdoria, scatena in posizione regolare, Corsini, Corsini limite dell'area, ancora Corsini, evita anche l'intervento del portiere, poi mette in mezzo provvidenziale la chiusura di Mancini. Duttile, Mercai, con Oneto che è andato a fare ovviamente la punta centrale, il pallone sul secondo palo per Corsini, annullato questo gol per una spinta da parte di Corsini, si porta il pallone sul destro di Curzio, la conclusione, Massolo perde la sfera. Per sua fortuna lì vicino c'è Lulic, Corsini tiene in campo il pallone, vicino lui c'è Lulic, la sterzata di Corsini, ancora Corsini, Diacaté, Ivan con il sinistro, il miracolo di Bardini, o meglio la gran parata di Bardini che poi è anche fortunato sul rimpallo. Peralta, serie di dribbling al limite dell'area, ancora Peralta, fortunato nell'ultimo controllo per Minelli, regolare la posizione del numero 7 viola, davanti a sé un muro blu cerchiato Minelli. Poggia fuori per Zanon,
il cross morbido di Zanon, il colpo di testa di Di Curzio completamente solo ad un metro dalla porta, e non può sbagliare Lorenzo Di Curzio alla sua prima partita da titolare, trova anche il primo gol in campionato. È stato bravissimo Zanon di nuovo, ha saltato l'uomo a un gran piede e gli ha messo palla proprio sulla testa, poi bravo Di Curzio a farsi trovare pronto, a farsi trovare lì. Giocatori della Fiorentina un po' fermi, solissimo, completamente dimenticato. Guardiamo sia da Luciani che De Filippi, guardano sempre la palla, non ha mai guardato l'uomo, e si dice sempre che gol lo fa l'uomo, non la palla. La palla è solo rimesso ancora all'interno dell'area di rigore, Ivan il colpo di testa e accorcia le distanze la Sampdoria con il secondo gol consecutivo di David Ivan, già segno domenica scorsa contro la Juventus. Diciamo che la difesa della Fiorentina ha restituito il favore, qui lascia colpevolmente rimbalzare il pallone a terra Gigli, pallone che supera il numero 4 Viola, e Ivan è attento con un preciso pallonetto a mettere alle spalle di Bardini. Rientra in partita la marchiamo. Qui intanto ripetiamo l'azione di poco fa con la rovesciata di Diakaté sul secondo palo, non ci arriva Gondo, Minelli riesce ad approfittarne, questa volta è puntuale la... Attenzione, il pallone per Gondo, la conclusione, secondo gol, secondo pallone toccato da Gondo, e Fiorentina che torna avanti di due gol, davvero decisivo e devastante l'impatto sulla partita di Cedric e Gondo. Questa è la dimostrazione che quando i giocatori hanno qualità riescono a risolvere situazioni. Anche qua gli si è alzata palla, ma lui si è inventato una mezza rovesciata. È stato bravissimo qui a rubare il tempo a De Filippi. Sia De Filippi che al portiere, perché sia Massolo. Gli ha proprio rubato il tempo, una giocata che... Ruba palla di Diakaté, ed eccolo qui il triplice fischio del direttore di gara dopo due sconfitte.